Terre Vibonesi appaiono come una serie di montagne ricoperte di selve che sembrano arrivare fino al mare. Il paesaggio è un continuo saliscendi di intricate foreste secolari, di larici bianchi, castagni e faggi. Protetto da questa barriera naturale c'è Mongiana, un piccolo paese di montagna con le case basse in pietra, solide eppure allo stesso tempo raffinate, con le ringhiere dei balconi in ferro battuto e i portoni in granito. Nel centro storico ci si accorge che Mongiana non è un paese comune, qui la storia ha lasciato i segni visibili del suo passaggio. Mongiana ha rappresentato all'epoca una delle potenze industriali più sviluppate e l'importanza strategica di questo posto era appunto la collocazione innanzitutto, perché si trova al centro di una catena di monti, poi era la presenza di acqua, la presenza anche di minerale e soprattutto la presenza di queste vie di comunicazione che sono state realizzate successivamente il decennio francese 1805-1815. Ferdinando IV di Borbone decide di costruire sul colle Cima un polo siderurgico. L'8 marzo 1771 viene fondata Mongiana, un paese costruito per i lavoratori della ferriera e della fabbrica d'armi. Già nel 1771 si iniziava ad avere una produzione fiorente di acciaio, di ghisa, di ferro. Questo come veniva prodotto? Veniva prodotto in un altoforno alto 11 metri per 5 metri di diametro, dove si lavorava a temperature per l'epoca enormi, 1600 gradi di temperatura, che venivano ottenute grazie alla lavorazione e all'accensione di questo carbone. La produzione era stimata in circa 33.000 tonnellate annue di prodotto, con una lavorazione di circa 133.000 tonnellate di materiale grezzo all'anno. Una volta prodotta la ghisa, i panetti di ghisa, venivano mandati alla fabbrica d'armi, che era un'altra struttura che venne ampliata e modificata nel 1856. Venne creato un ingresso monumentale con due colonne in ghisa di 4,64 m e questo ingresso serviva a far sapere alla gente, alle persone che venivano a visitare e anche ai possibili clienti, la capacità innanzitutto produttiva, la potenza produttiva, la bravura e impressionare tutti quelli che venivano a visitare Mongiana. La fabbrica di Mongiana diventa un polo anche tecnologico, da cui usciranno i binari della prima ferrovia italiana, la Napoli Portici, i fucili e i cannoni usati da Francia e Inghilterra, e anche i primi ponti in ferro. Nel 1868 la produzione termina completamente e gli operai, costretti dalla mancanza di lavoro, iniziarono innanzitutto a spostarsi. C'è una correlazione anche, come c'è stato negli anni passati, nel periodo borbonico, tra fonderie e bosco. Al tempo delle fonderie il bosco era utilizzato per il prelievo del materiale legnoso da impiegare nelle fonderie. Adesso cerchiamo di utilizzare il bosco per i percorsi e quindi unirlo al percorso delle fonderie. Quello che può dare opportunità è il turismo, soprattutto il turismo quello montano, il turismo quello inteso proprio delle escursioni, soprattutto perché Mongiana presenta uno dei sentieri frassati che tocca sia la cultura, sia la storia, sia la religione. Oggi Mongiana è un paese da scoprire viaggiando lentamente, camminando nei boschi, seguendo le sue vie d'acqua e allenando l'occhio a scorgere un passato industriale, ormai quasi completamente riassorbito dalla natura.